Possiamo andare? Vai. Comandante, un momento importante perché ci sono tanti ragazzi, un messaggio anche internazionale, trasmettere la legalità, soprattutto in giovane età, può essere fondamentale per il futuro. Lo sport è fair play, lo sport è il rispetto dell'avversario, lo sport è il rispetto delle regole, quindi quale migliore occasione per l'Arma dei Carabinieri che qui oggi rappresento, perché l'evento ha il patrocinio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, quale migliore occasione quindi per ribadire i concetti di rispetto delle norme, quindi più ampio della legalità, se non questo. Quindi che vinca il migliore per i ragazzi e che questo torneo sia prodromico a nuovi successi nella vita per tutti quanti. Abbiamo notato che l'Arma dei Carabinieri è sempre più radicata sul territorio in tanti campi, compreso lo sport adesso. Beh sì, dal 1814 l'Arma dei Carabinieri ha un connubio particolare con la cittadinanza, con la popolazione, la prossimità e il servizio di prossimità, devo dire, è la cifra distintiva dell'istituzione. Abbiamo oltre 5.000 stazioni disseminate su tutto il territorio nazionale che fanno proprio di questa prossimità la forza maggiore dell'istituzione. Con i ragazzi dobbiamo fare un lavoro diverso, di sicuro più penetrante, lo stiamo facendo a Brindisi. Il comando provinciale ha toccato quasi 13.000 ragazzi nelle conferenze durante l'anno scolastico che si è concluso, ma non è finito il nostro sforzo, sono molti gli inviti alle cerimonie di proclamazione dei diplomati, quindi anche lì ribadiremo il nostro concetto, il nostro messaggio di legalità e ovviamente la nostra offerta di aiuto a tutti i cittadini.